Maestro, come va questo allievo? Va benissimo, ha dato grosse dimostrazioni in passato e oggi ha confermato quello che è stato, diciamo, affermo, che è diventato vice campione italiano, pertanto ha confermato le doti tecniche e tattiche che il ragazzo ha acquisito e continuiamo su questo percorso e vediamo dove arriviamo. Comunque penso un bel pezzo avanti, perché le caratteristiche ce le ha tutte quante. Lorenzo, tu non sei però molto soddisfatto della tua prestazione odierna? No. C'è stata la pausa estiva, non ci siamo allenati per 2-3 mesi, abbiamo ripreso ora a settembre e la condizione in 20 giorni di allenamento non è la migliore, però c'è da lavorare. Ora abbiamo altri 2 appuntamenti molto importanti a Roma il 2 ottobre e il 31 per il nazionale e puntiamo lì. Ecco. Senti, ma tu come ti sei avvicinato a questo sport? Bella domanda. Non me lo ricordo precisamente, mi ricordo che avevo visto un video su YouTube di un allenamento di pugili italiani e mi sono subito appassionato a questo sport. Lo faccio ormai da quasi 3 anni e è una passione continua, non smette mai di crescere.